Da dove viene? Dalla Grecia. Magna? Sì, dalla Magna Grecia. No, no, qui c'è un equivoco. Io dicevo magna, perché da ragazzino mi sembra un po' magra. A me piacciono le donne grassottelle, capito? Bisogna papare, bimba. Oh. E questa da dove viene? È la sorella di Elena. Elena? Sì. Chi è questa Elena? Elena di Troia. Troia? Troia? Questo nome non mi è nuovo. Ci avrei giurato. Auf Wiedersehen. E queste due si rassomigliano. Chi sono? Queste sono due gemelle. Vengono dalla Persia. Sono persiane. Persiane. A proposito di persiane, io sento una corrente d'aria. Che stupido. Excuse me. Che fai? Ho accostato le persiane. Di, devo dirti una cosa. Che c'è? È la prima volta che ho un'avventura con una donna di classe. E con ciò? Non so come comportarmi. Ma è ovvio. Come? È ovvio. No, no, è una donna. Ovvio è un modo di dire. Sarà una donna per modo di dire, ma è una donna. E che donna? È una slava, vero? Sì. E allora quelle donne vanno trattate con lo squiscio in una mano e una rosa nell'altra. E con le mani impicciate come faccio? Ma no. Voglio dire che devi essere brutale e romantico nello stesso tempo. Alzati. Lo caccerò come un cane. Allora mi raccomando, rosa in una mano e squiscio nell'altra. Lascia fare a me. Sei entrato con lo scudiscio in una mano e la rosa nell'altra. Sì, ma il guai è che lo scudiscio l'aveva lei. Eppure mi avevi detto che era pazza di te. È pazza, ma furiosa. Furiosa. E che furia. Sorvegliate tutte le uscite. Bisogna smascherarlo senza fare scandalo. Andare avanti tu, io ti seguo. Chi ha sparato? Sono stato io. Perché ha sparato? Qui essere fantasmi, tavolini scappati. Sì, benissimo, caro, l'ho visto anch'io, si muovono i tavolini. Sì, l'ho visto anch'io. Basta, scoperchiate tutti i tavoli. Popolo, che fanno?